Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego dove trovare la fiume di sangue. Ovviamente un anno fa ho fatto un tutorial su come trovarla, ho fatto solamente vedere il posto dove proprio cercarla. Quindi in questa guida completa vi faccio vedere tutto il tragitto da compiere. Quindi io ho ammazzato il boss finale, visto che la capitale è cambiata. Vi faccio vedere una scena di un mio vecchio video per farvi capire che porta è questa per accedere e poi proseguire da questa parte. Quindi questo è un mio vecchio video. Se tu prosegui dopo questa grande carrozza, proprio prosegui da quella parte, c'è una grande porta. Però prima devi ammazzare Morgoth, il re presagio, e poi ti darà una runa, una chiave, e poi puoi accedere a quella porta e proseguire dove stavo andando io. Quindi, dopo che è morto, mi darà così una runa maggiore più la sua rimembranza, e poi sono sceso giù verso quella porta e me l'ha fatta aprire. Ho proseguito da quella parte verso la terra dei giganti, ok? Ed eccola qua. Thank you.
Quindi ragazzi, una volta arrivati qui ci sarà un cavaliere da uccidere, quindi una volta ucciso vi darà così la fiume di sangue. Io ne ho più o meno tre fiumi di sangue perché questo è il mio terzo viaggio. Quindi se questo video ti è stato proprio utilissimo, ti ho fatto vedere tutto il tragitto fino a qui, proprio tutte le terre proibite dei giganti fino a qua. E come puoi vedere, ho anche la seconda fiume di sangue. Basta solamente fare un altro viaggio dopo aver ammazzato il boss finale. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto, ragazzi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!